La scena che mi immagino è quella di vedere appunto in un sito napoletano ragazzi magari con la tuta del Napoli, dell'Udinese, della Roma, alcune delle squadre che partecipano a questo torneo, confrontarsi su, appunto sulla storia e sulla cultura delle proprie città. Oltre 100 squadre prenderanno parte al primo torneo Città di Napoli, competizione di calcio giovanile che è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Le partite si disputeranno dal 6 all'11 giugno al centro sportivo La Paratina di Piscinola. Noi siamo una sorta di scuola sociale dove dobbiamo abbinare l'appartenenza e la cultura della propria città all'appartenenza delle proprie squadre. Ovviamente per fare questo abbiamo creato degli appuntamenti culturali paralleli a quelli sportivi in modo tale che i ragazzi si confronteranno non solo in campo ma soprattutto all'esterno del campo. Tutte le categorie saranno autoarbitrate con il senso, ripeto, non della finalità solo del risultato e del puro e solo agonismo, ma quello di includere insieme ragazzi e di fare degli scambi socioculturali. Oltre all'attività sportiva, i ragazzi visiteranno il Museo di Napoli con la collezione Bonelli, una raccolta di reperti e testimonianze su Napoli per approfondire la conoscenza della città e della sua storia. Il torneo Città di Napoli rientra nel progetto di candidatura della città a capitale europea dello sport 2026. Noi attraverso il Museo di Napoli Collezione Bonelli faremo vedere ai ragazzi quelle che sono le testimonianze riconducibili alla nostra storia. È un modo per avere una consapevolezza, una coscienza civica diversa che varrà per i ragazzi di Napoli, ma potrà essere mutuato per i ragazzi delle altre città. Quindi tifare per la propria squadra, per i propri colori, ma avere anche contezza di cosa voglia dire il valore della storia, dell'importanza della cultura, che viene poi tradotto nel rettangolo di gioco. La peculiarità e la particolarità di questo trofeo, di questo torneo, è che i ragazzi non soltanto si incontreranno nelle partite di calcio, ma ci saranno degli interscambi culturali, degli scambi sociali tra gli stessi, in modo tale da far conoscere a tutti quella che è la vera tradizione della cultura napoletana e consentitemelo anche per evitare poi in futuro di sentire sempre magari quei cori spiacevoli che spesso e volentieri ascoltiamo allo stadio contro noi napoletani. Quindi tutti a Napoli dal 6 all'11 giugno a Piscinola.